YouTube, su cui noi andremo, è protagonista in positivo ma anche in negativo, cioè molti ragazzini filmano situazioni di violenza, il più recente, non so se vi ricordate, ha sparato contro un tram e poi l'ha mandato in onda su YouTube. È giusto che sia anche totalmente fuori controllo questa cosa No, qui? queste cose qui secondo me sono degli esempi negativi. Quindi, cosa Bisognerebbe, proponete per i minori? adesso su due piedi, però sicuramente cose di questo tipo che sono Cioè, YouTube fa bene a potenzialmente. mandare, siccome lei sa, Allora, c'è un filtro. io C'è sono un per la. filtro. Noi le faccio un esempio. La mia intervista a lei non va automaticamente, viene filtrata da YouTube, quindi c'è un filtro. È giusto che questo tipo di cose così estremamente violente non vengano minimamente No, filtrate, visto che i nostri figli possono accedere a secondo me questo? debbono essere filtrate. Ok. Voi avete di fatto, siete giudicati maschilisti, poi tra le poche donne manager nel servizio pubblico che ci sono c'è una vostra simpatizzante che è la dottoressa Bianchi Clerici, che è anche ritenuta una seria in azienda e molto stimata. Come vede un direttore generale donna della RAI? Male? Io in Vedrete. generale le donne le vedo bene per E qualunque come quella ruolo. carica lì? Per qualunque ruolo, anche per quel ruolo, dipende dalla professionalità comunque. Però non la vedrebbe male. No, per Visto qualunque che ruolo. voi avete già aperto la strada in qualche modo, non sto candidando la Bianchi Clerici, sto solo Ah, dicendo. infatti volevo No, 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 capire. no, 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 no. La domanda è: per un ruolo di direttore generale o di presidente, mettiamola così, vedrebbe male una donna? Se ci fosse una donna che con le caratteristiche giuste potrebbe esserci, non so però se c'è. Ok, senta, alcuni ci propongono sempre per il federalismo un'idea, un dopo TG, tipo TG2 o TG1, federalista. Cosa ne pensa? Buona idea. Una buona idea.